provincia di Caserta vive una situazione di profonda crisi delle attività produttive, con pesanti e dolorosi risvolti sociali, una situazione che ormai ha assunto proporzioni enormi e che richiede interventi urgenti, risolutivi e strutturali. In quella che era la terra di lavoro siamo di fronte ad un processo di deindustrializzazione, di scomparsa di aziende ad alta densità di lavoro. Il risultato di questo processo degenerativo sono gli oltre 6 milioni di metri quadri di attività industriali dismesse. In questo quadro drammatico, il 4 giugno 2013, la direzione dell'Indesit S.p.A. ha comunicato di voler adottare un piano industriale che riorganizzerebbe profondamente le attività produttive del gruppo, potenziando ed estendendo quelle realizzate in paesi low cost come la Polonia e la Turchia, e riducendo in modo consistente quelle italiane, con la chiusura di due impianti produttivi, quello di Deverola e uno nell'area fabrienese in provincia di Ancona. Il piano presentato dalla dirigenza dell'Indesit prevede la chiusura del settore nell'arco di un triennio, entro il 2016. Per la provincia di Caserta significa l'esubero di 540 lavoratori, senza considerarne altri almeno 400 dell'indotto, nei settori dei manufatti di cemento, plastica, vetro, elettrico e logistica. Nel corso di questi tre anni non potrà essere previsto un numero significativo di pensionamenti, in quanto già negli ultimi anni è stato definito un piano di recupero industriale e di accompagnamento al pensionamento per circa 500 lavoratori. L'azienda, peraltro, già due anni fa ha definito un piano di ridimensionamento e in quella fase fu spostata la produzione delle lavatrici con carico dall'alto dal Bergamo a Teverola. A distanza di due anni, con la produzione in crisi ma non in dismissione produttiva, si propone di delocalizzarle in Turchia e in Polonia, dove sono già presenti siti indesi. In tale modo in provincia di Caserta resta un'attività produttiva del polo elettrodomestici Indesit limitata e senza prospettiva di sviluppo per i prodotti di cui discutiamo. Dunque l'annuncio dell'esubero dei 540 lavoratori dello stabilimento Indesit di Deverola di fatto mette in ginocchio un intero territorio. Eppure questa azienda ha chiuso il bilancio in positivo e i lavoratori hanno assicurato in questi anni un alto tasso di produttività. Nonostante ciò, sono chiamati a pagare il prezzo di strategie industriali che non prevedono più l'investimento in questo territorio, preferendo optare per la pratica della dislocazione delle attività produttive in altri paesi. Ma queste sono le logiche delle imprese, logiche discutibili e sicuramente riconoscenti verso un territorio che ha dato incentivi e risorse, consentendo all'Indesit di divenire uno dei leader mondiali nel settore dell'elettrodomestico bianco. Logiche di cui si ha consapevolezza e che determinano nel medio periodo decisioni dolorose come quelle della chiusura di interi stabilimenti, che però i governi dovrebbero sapere interpretare e anticipare con politiche industriali adeguate. In altri paesi, aziende leader nel settore come l'Indesit riescono ad essere maggiormente competitive perché supportate da un sistema paese e da una politica industriale che accoglie ed incentiva le imprese che producono fatturato e danno posti di lavoro. Vedesi per esempio il caso della Samsung o anche della Bosch. Non solo aziende coreane dunque, ma anche europee, ma che hanno saputo con il sostegno dei loro governi reinventare i loro prodotti, rendendoli competitivi soprattutto in termini di innovazione tecnologica e di contenuti frutto di intensa attività di ricerca. La crisi dell'Indesit rappresenta una vera e propria bomba sociale. Spetta a tutti noi disinnescarla, fornendo all'azienda gli strumenti necessari che possano consentire la modifica del piano strategico industriale. Circa 1000 famiglie, in una situazione già aggravata da una crisi pesantissima, in un territorio ad alta densità di inoccupazione, rischiano di rimanere senza salari in un'area altamente critica per la presenza della criminalità organizzata, che potrebbe facilmente reclutare giovani disperati perché senza reddito e, quel che è più grave, anche senza prospettive. Sono questi i momenti in cui le istituzioni devono dimostrare di esserci, di poter governare il territorio schiudendo prospettive di sviluppo e contrastando con azioni concrete gli spazi in cui può inserirsi la criminalità. Stiamo assistendo alla caduta di uno dei capisaldi dell'economia italiana, quello del gruppo Merloni, che prima con l'Antonio Merloni S.p.A. e oggi con l'annuncio della crisi Indesit di fatto avvia una vertenza difficile e dolorosa in uno dei settori peraltro di punta del Made in Italy. Assistiamo alla polverizzazione del sistema capitalistico italiano senza che negli ultimi anni nessuno dei governi abbia avviato politiche economiche in grado di prevenire o intervenire in tale scenario.
perché, lo ricordo, la materia di politica a sostegno del sistema produttivo nazionale è una delega di competenza esclusiva del governo nazionale. La Regione interviene sugli ammortizzatori sociali e sull'indotto di piccole imprese, ma non può supplire alla carenza di un'articolata politica nazionale, la sola capace di creare le condizioni per una competitività di sistema paese, che occorre alle imprese che concorrono in contesti internazionali. Nessuna politica di mantenimento, cosiddetto retaining, nelle nostre imprese, prima ancora che di attrazione di investimenti, è stata mai realizzata. Si parla tanto di attrazione di investimenti esteri, ma di cosa parliamo se non siamo nemmeno in grado di mantenere il nostro sistema produttivo? In questo scenario doloroso voglio evidenziare la correttezza e la grande dignità dei lavori dell'Indesit. Tutte le manifestazioni si sono svolte in modo composto. Chiedono semplicemente, ma con forza, che le istituzioni facciano la loro parte, e le istituzioni, partendo da oggi, devono saper rispondere con concretezza e determinazione alle loro istanze. Questa avvertenza appare oltremodo difficile, perché si inserisce in un momento di crisi già di per sé critica del settore, che rende più complessi i margini di manovra per un qualsiasi intervento, e su un territorio, quello casertano, che già definito area di crisi, ha registrato negli ultimi anni la chiusura di quasi tutti gli stabilimenti produttivi rilevanti. Dunque, come Consiglio regionale della Campania, siamo qui per sostenere con forza che il piano presentato dall'azienda per il nostro territorio è inaccettabile per i gravi e radicali riflessi occupazionali, economici e sociali che determinerebbe nel nostro territorio. Ma non abbiamo bisogno di assistenza, non vogliamo cassa integrazione, ma vogliamo risorse per rendere competitive le nostre imprese. Dobbiamo chiedere fondi per la ricerca e l'innovazione dei processi e dei prodotti e dei processi produttivi. Chiediamo al governo regionale di individuare precisi interventi coerenti con gli obiettivi del POR FESD 2007-2013 a sostegno al potenziamento della produzione innovativa dello stabilimento Indesit di Teverona. Innovazione di prodotto e di processo, con forte attenzione al contenimento dei consumi idrici ed energetici, alla riciclabilità e alle tecnologie digitali, obiettivi che l'azienda dice di voler perseguire nell'ambito di una produzione più fortemente orientata alla fascia medio-alto della domanda. In tale ambito speriamo che la Campania, con la propria programmazione, possa giocare un ruolo centrale come motore strategico sul fronte delle competenze e della ricerca e sviluppo. Chiediamo innanzitutto di avviare tutte le azioni necessarie a fine di negoziare con l'impresa la non chiusura dell'unità di Teverona, individuando le soluzioni e gli scenari possibili per scongiurare i licenziamenti. Ci aspettiamo che il governatore Caldoro, e sarebbe stata auspicabile la sua presenza oggi in aula, si faccia promotore, unitamente al Presidente della Regione Marche Spacca, di un'azione congiunta presso il Ministero per lo Sviluppo Economico volta a rilanciare la competitività dell'azienda e l'operatività degli stabilimenti presenti in provincia di Caserta. Si dovrà anche studiare come inserire questa ennesima avvertenza negli strumenti a disposizione dell'Assessorato allo Sviluppo Economico per poter avviare la programmazione di un intervento di merito con le risorse dei fondi strutturali e di valutare la possibilità di inserire un'ipotesi di intervento tra quelli che saranno individuati all'interno del programma per le aree di crisi previsto dal piano di azione e coesione, che ha già visto una ripartizione dei fondi con la delibera di giunta regionale numero 30 del 29 gennaio 2013, con la destinazione di 40 milioni per l'area di crisi di Caserta. Però, così come vedo che sia necessario che la Regione debba mettere a disposizione tutti gli strumenti a favore di un rilancio della competitività degli stabilimenti, allo stesso modo credo che sia anche necessario sottolineare che gli imprenditori beneficiari di tali aiuti vengono richiamati ai principi di responsabilità sociale e di riconoscenza verso il territorio. Ciò che è mancato completamente negli accordi tra istituzioni pubbliche e le imprese in passato è infatti il richiamo a clausole di riconoscenza. La convocazione di questo Consiglio regionale sulla crisi Indesit rappresenta un importante segnale di attenzione, ma non è più il momento di sterili dibattiti, né di passerelle mediatiche e nemmeno di gare a chi è demagogicamente più bravo. C'è bisogno di atti concreti ed urgenti. È necessario scongiurare qualsiasi scenario che metta in discussione i livelli occupazionali di questa come di altre aziende in crisi. È arrivato il momento di coinvolgere in modo decisivo il governo nazionale, per esso il ministro dell'attività produttive Zanonato. Un colpo come l'espulsione dal lavoro di centinaia di addetti corrisponde nel nostro territorio ad una vera calamità e va scongiurata con tutti i mezzi a disposizione. La presenza di tanti sindaci dell'area e di tutte le rappresentanze sindacali
testimonia la grande preoccupazione e allerta per un territorio allo stremo. La non soluzione di questa crisi potrebbe rilevarsi infatti come la classica goccia che fa traboccare il vaso, una vera bomba sociale che non resterà circoscritta ai paesi dove insiste lo stabilimento Indesi, ma si estenderà all'intera provincia di Caserta e non solo, minando alla base un sistema produttivo e sociale già disintegrato da una crisi senza precedenti.